Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di iPhone Italia Hot News, focus su iPhone 6S, focus sulla connettività di iPhone 6S che secondo quanto riportato potrebbe essere più veloce. LTE più veloce su iPhone 6S e iPhone 6S Plus, scopriamolo insieme. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, dopo aver svelato le poche novità estetiche, secondo 9to5Mac il nuovo iPhone 6S potrebbe avere un hardware più potente dal punto di vista della connettività alla rete, quindi un LTE pensato per essere più veloce e affidabile. Una delle novità hardware più importanti dell'iPhone 6S potrebbe proprio essere il sistema wireless gestito da un nuovo chip Qualcomm in grado di assicurare il doppio della velocità in LTE, finalmente, perché l'LTE sta piano piano arrivando in Italia, ad esempio qui ora siamo coperti da LTE. Questo nuovo chip è in grado di offrire quindi miglioramenti significativi sulla trasmissione dei dati, insomma, senza infierire sulla durata di batteria dell'iPhone, che sta già messa abbastanza maluccio. Il processore risponde al nome in codice di MDM9635M, ora la vostra vita è cambiata, ed è stato presentato da Qualcomm alla fine del 2013, quindi non è un processore nuovissimo, ma comunque neanche troppo vecchio. Ma a causa di alcuni ritardi nella produzione è stato utilizzato per la prima volta soltanto un anno fa all'interno del Galaxy S5. La caratteristica principale di questo processore Qualcomm è data dalla possibilità di raggiungere la velocità potenziale di 300 Mbps contro i 150 supportati attualmente dagli iPhone. La velocità di caricamento invece è la stessa, pari a 50 Mbps. Il processore Qualcomm è anche più efficiente in termini di energia, si legge appunto nel report, e questo significa che la batteria potrebbe durare di più addirittura quando utilizziamo l'iPhone 6S in LTE. Inoltre il processore è in grado di gestire meglio le connessioni simultanee di più applicazioni. Molto probabilmente il nuovo iPhone avrà anche una scheda madre più piccola rispetto a quella degli attuali modelli, e questo potrebbe liberare spazio per una batteria più grande. Quindi un iPhone 6S che, secondo quanto dicono i rumor, potrebbe avere una batteria ancora più grande. Non che sia grande quella di iPhone 6, però è stata già incrementata da iPhone 5S e da iPhone 6, cosa che invece non accadeva da un po' di anni. E grazie anche alla funzionalità di risparmio energetico di iOS 9, iPhone 6S potrebbe veramente essere molto interessante dal punto di vista della batteria. Quindi ragazzi, LTE più veloce, ma non solo su iPhone 6S, anche un LTE che ci consentirà di consumare meno batteria sul nostro nuovo iPhone 6S. Vi leggo giusto questa domanda, perché appunto è quella che io inizialmente ho detto: vabbè, tanto l'LTE ormai arriva. Chirurgo plastico ci dice: velocità LTE doppia su iPhone 6S, a cosa può servire se in molti comuni non c'è neanche l'LTE normale? Effettivamente questo sì, non c'è per tutti l'LTE, però fidatevi, sta arrivando, gli operatori ormai ci sono, un po' tutti, chi più chi meno. Magari se avete i principali tre sì, se avete operatori diciamo più un po' più di nicchia, allora chiaramente l'LTE ve lo scordate ancora per un po', però se avete i principali tre operatori dovreste essere coperti nel giro di poco, si spera. Quindi ragazzi, iPhone 6S doppia velocità LTE e più risparmio per la batteria. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Noi ci risentiamo giovedì prossimo con un nuovo focus su iPhone 6S qui con iPhone Italia Hot News. Ciao a tutti da Andrea Cervone per iPhoneitalia.com.